John Borno, ragazzi, John Borno, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone di Sanremo 2024. Oggi andremo a dare voto per voto tutti i voti agli artisti, ai 30 artisti che hanno partecipato a Sanremo 2024. Vi ricordo chiaramente che questo è un voto che do io per quanto mi riguarda, ma è anche un voto che do in base all'artista, cioè un 10 dato ad un artista piccolo non equivale a un 9 dato ad un artista grande. Penso all'artista e do il voto in base al percorso che ha fatto a Sanremo l'artista. Detto questo, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, 3, 2, 1 e noi partiamo subito. Alessandra Amoroso, 6 e mezzo. Porta una canzone alla Amoroso e si comporta bene. Resta nella comfort zone e non entra in top 5 semplicemente per la nomea che si porta dietro e per l'odio nei suoi confronti. Alla fine della fiera chiude in top 10 con pieno merito. Il voto s'abbassa per la serata delle cover. Alfa, 8. Immagina al grande debutto a Sanremo arrivare in top 5 nella serata delle cover e decimo su 30 nella classifica generale. Fa la genialata di far finta di caricare tutta la canzone sulle storie, trollando tutti. Sceglie di indossare i suoi vestiti per dar punti al merchandising e fa ballare l'Ariston. Tornerà anche l'anno prossimo, secondo me. Angelina Mango, 10. È la favorita già prima che Amadeus annunci la sua partecipazione in gara. Che fosse il futuro della musica italiana al femminile, lo abbiamo capito già ad Amici. Ma a Sanremo ha toccato il cielo con un dito. Non sbaglia una performance che fosse una, e il pezzo funziona alla perfezione. Vince Sanremo facendo incetta di premi, senza ottenere la serata cover. Lì dove c'era l'obbligo di vederla trionfare. Annalisa, 7. Percorso interessante, arriva terza, ma avrebbe fatto podio anche con il ballo del qua qua, a proposito. Mi prende meno di Mon Amour e di Bellissima, ma forse mi rimangerò questa frase a forza di sentirla. Nella serata delle cover avrei preferito sentirla in italiano, ma dimostra che solo canzonette, un par de ciufoli. Big Mama, 6+. Stecca la serata delle cover dal mio punto di vista, proprio perché non si sa da che parte guardare per le moltitudini di cose che accadono sul palco e per quanta gente c'era. La canzone non mi dispiace e la parte rap la fa da Dio. Arriva 22esima, che è pure tanto per lo scarso bacino di pubblico che portava al suo seguito. Bunker, 6 e mezzo. Assolutamente ingenerosa la terz'ultima posizione. Sì, così tanta gente sul palco a cantare li fa sembrare gli One Direction di Wish, però alla fine della fiera la canzone è orecchiabile. Lo stile è particolare e loro funzionano. Sono anche molto intonati. Li rivedremo molto presto. Clara, 5 e mezzo. Partendo dal presupposto che già aver cantato sul palco dell'Ariston è un boost enorme per la sua carriera, mi piaceva di più il pezzo che ha portato alle nuove proposte. Arriva 24esima specialmente per l'intonazione, ma alla fine risulta un po' anonima. Dargen, 6. Il testo impegnato vale la sufficienza e lui scrive la musica da Dio. Il problema forse risiede maggiormente nel fatto che non abbia fatto nulla per rendere la canzone meno ridondante e che se ci cantavi sopra dove si balla di tanto in tanto ci calzava lo stesso. Diodato, 7. Fa esattamente quello che doveva fare, niente di più, niente di meno. A me annoia tremendamente la sua musica, ma questo è un giudizio personale. Lui tecnicamente è mostruoso e lo dimostra una classifica dove, nonostante il televoto sia così tanto impattante, lui che non ha una fanbase di pubblico generalista così tanto elevata, comunque chiude in top 15. Per vincere però doveva stupirci e questo non lo ha fatto. Emma Marrone, 6 e mezzo. Anche lei in top 15, forse più per il nome che per la canzone. Il singolo non è male, però avrebbe sortito il medesimo effetto farlo uscire a giugno come tormentone estivo. Ha accantonato l'idea di far partire la sua splendida voce, forse anche per non omologarsi all'Amoroso, decidendo di portare una canzone dance. In chiusura, una sufficienza più che piena. Fiorella Mannoia, 7. Si è parlato più di un verso che sembrava blasfemia rispetto che alla splendida canzone di un artista immortale. La Mannoia si presenta con la penna di chi fa cantautorato da tutta la vita, ma con la musica in chiave sudamericana. Mi piace, prova superata. Nonostante l'età, lo conferma la classifica che la piazza in top 15.
Fred De Palma, 5. Occasione persa per De Palma, che sbaglia, secondo me, ogni singola mossa messa a segno al festival. La canzone è troppo poco reggaeton e lui, che su quello che ci ha costruito una carriera, avrebbe dovuto puntarci. La serata delle cover sarebbe stata figa se avesse fatto un freestyle preparato. Avrebbe fatto sorridere e stupito tutti quanti. Invece farlo lì per lì va bene per le strade o in un palazzetto adibito. Alla fine nessuno ti vietava di preparartelo. E chiude, ultimissimo. Gazzelle, 7,5. Arriva senza snaturarsi, facendo musica indie. Porta una melodia che funziona con un testo da strapparsi le budella, ma in senso buono. Dolce fino al midollo e con la sua solita malinconia. Funziona alla grande, tanto da arrivare undicesimo. Difficilissimo per un pezzo indie puro nella storia di Sanremo. Geolier, 9. La canzone era da top 5 e il secondo posto non è una blasfemia. Però, se non l'avessero cariato i suoi fan, non so dove sarebbe arrivato. Il pezzo funziona, entra in testa e piace. La canzone è ottima e il ragazzo ha anche le spalle larghe per prendersi, appunto, sulle spalle una situazione che non meritava di subire. Non do 10 perché dal mio punto di vista la serata cover lo vedeva stento in top 3. Gali, 8. Non me lo aspettavo. Gali era sparito nell'ultimo periodo e rivederlo a Sanremo poteva essere il nuovo trampolino di lancio. E allora lo fa alla fine, ci prova e ci riesce. Davanti alla sua Italia, lui, italiano, che ha sempre rivendicato il diritto di sentirsi italiano. Lo fa con una canzone che racconta questo e con una serata delle cover che accompagna il grande viaggio verso la sua italianità. Funziona e il pubblico lo premia. Essere entrato in top 5 alla prima partecipazione in assoluto a Sanremo è la dimostrazione del grande artista che è. Il 3, 8. Io, vi dico la verità, lo vedo come la grande sorpresa del festival. Poi, classifica alla mano, lo è Alfa e ne sono molto contento. Però il 12° posto di Guido è, secondo me, assolutamente sbagliato. La canzone funziona alla grande, il testo è bello e lui rappa da Dio. La serata delle cover per me è forse la sua grande notte, dove meriterebbe di arrivare sul podio. Alla fine è costretto ad accontentarsi di sognare la top 10 finale, ma forse è stato penalizzato da averlo fatto cantare sempre o prima delle 21 o dopo le 24. Il volo, 7. Non sbagliano mai i tre tenori. Capolavoro è semplicemente l'ennesimo capolavoro della loro musica. Senza uscire dai loro personaggi, si presentano ancora una volta con un pezzo che funziona. Arrivano ottavi, stavolta staccati dal podio di molto. Forse anche perché il pubblico un po' si è stufato di sentire sempre la stessa cosa. Ma ciò non toglie che loro, su quel palco, restano degli ospiti. Irama, 8,5. Chiude quinto, dimostrando di avere una varietà nel suo repertorio davvero eccezionale. Alterna La ragazza col cuore di latta a Nera, Ovunque sarai a Luna piena, Ali a 5 gocce, pam 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 a questa. Senza alcun problema riesce a stare bene dentro ognuna di queste. È arrivato settimo la prima volta, quinto la seconda, ma senza mai cantare per il Covid. Quarto l'anno dopo e quinto quest'anno. Una garanzia che prima o poi riuscirà a vincerlo. I Santi Francesi, 6,5. La canzone non mi fa impazzire e la ritengo anche un po' troppo poco loro, ma si prendono la scena con la serata cover, dove sono davvero tra i top con Alleluia. Alla fine sono i migliori tra le nuove proposte e riescono persino a finire 18esimi, nella seconda colonna di 3. Possono ritenersi soddisfatti del percorso fatto. La Sed, 5,5. Premesso che a me piacevano già tanto prima, sento quasi come se abbiano sprecato l'occasione della vita. Dal vivo non prendono mai il giusto ritmo, spesso risultando sconnessi e rendendo molto più in voga il meme della Sied rispetto al pezzo. Poi, alla serata delle cover, nemmeno riescono a fare così tanto bene. Il pezzo è forte e in radio funzionerà moltissimo, ma sull'Ariston il quart'ultimo posto arriva soprattutto per i motivi sopracitati. Loredana Bertè, 8,5. A me la canzone a primo impatto mi faceva letteralmente cagare, tanto da metterla negli ultimissimi posti, poi però più la sento e più mi risuona nel cervello. A 73 anni ha creato un pezzo che rimarrà, prendendosi comunque la posizione numero 7. Brava! Mahmood, 8.
arriva sesto e ancora non capisco come mai. Soccombe tra l'arrivo di Gari, il solito piazzato di Rama e una lotta a tre in vetta alimentata dalle polemiche. Ma Mahmood porta un brano che funziona. Non ne sbaglia una, mai. Anche Tuta Gold sarà probabilmente in top 3 ascolti e sicuramente meritava di più di così. Maninni, 5 e mezzo. La canzone non è brutta, nonostante sia troppo sanremese, ma alla fine chiude 26esimo. Il palco dell'Ariston è bello per tutti, ma credo che si debba essere pronti per salirci sopra. Alla fine lui fa il suo, ma niente di più, a meno che da oggi non esploda o semplicemente si presenti l'anno prossimo. Probabilmente potrebbe essere arrivato troppo presto. Mr. Rain, 5. Il fatto che abbia chiuso al 17esimo posto dopo lo scorso anno che quasi vinceva dimostra come il suo pezzo abbia fatto dei passi indietro notevoli. Tiene le sonorità dello scorso anno ma portando qualcosa di già sentito, più noioso e che rimane meno in testa. Sostituisce i bambini con le altalene ma l'effetto non è lo stesso. Negramaro, 5. Chiudono 19esimi solo perché sono i Negramaro e il fatto che arrivino così in basso nonostante il nome che portano è sinonimo di un lavoro non svolto nel migliore dei modi. Giuliano San Giorgi è un fenomeno, proprio per questo una canzone mediocre mi lascia basito. Dovevano essere un grande vantaggio per il festival, invece alla fine si sono accontentati del piattume generale. Renganek, 4. Forse la più grande delusione del festival in assoluto. Un duo formato da Reng e Neck unisce tutto ciò che la generazione dei miei genitori poteva aspettarsi, ma non solo. Neck, che ha sfornato Tormentoni, il Renga di Angelo e di molto altro, eppure sono stati la cosa più vecchia di questo Sanremo, molto di più di chi si è presentato con 30 anni in più sul groppone. Hanno scelto di non evolversi, annoiando e candidandosi a pausa pipì. Anche le serate delle cover, invece di sperimentare, scelgono di cantare da soli le loro canzoni. Inspiegabile. Il fatto che arrivino 25esimi è sintomo che non sono il solo a pensarla così. Restano due grandi artisti, ma stavolta hanno toppato. Ricchi e poveri, 7. I re dei tormentoni si ripresentano a Sanremo e lo fanno con una voglia invidiabile. La canzone è assolutamente orecchiabile, candidandosi a nuovo tormentone. Loro si mangiano il palco e alla fine, con rischio di non essere apprezzati dalla nuova generazione, chiudono mettendosi alle spalle ben 9 artisti e rischiando addirittura di scavallare nella parte centrale del 3 colonne di classifica. Bravi! Rose Villain, 7. Chiude 23esima, non apprezzata abbastanza, ma ritengo che in realtà questo significhi sperimentare nel modo giusto. Ha fatto 2 canzoni in una e le ha appiccicate con un ritornello che rimane in testa. Quello che ha fatto è tutto perfettamente funzionante, ma il pubblico non la conosceva abbastanza. San Giovanni, 4. Chiude penultimo, ma merita l'ultimo posto. La canzone non è al suo livello e la serata delle cover la stecca completamente. Sta vivendo dei problemi molto seri, così pare, quindi cantarla sul palco dell'Ariston per lui è stato motivo di grande forza. Mi auguro che si riprenderà presto e tornerà a farci cantare. The Colors, 7 e mezzo. Stash funziona, come al solito, come la sua musica. Non sarà a livello di Italo Disco questa, ma funziona ed è quello che è rimasta più in testa. Il pubblico non li premia e arrivano nel mischione, ma è senza dubbio la canzone che più ci ricorderemo. E questo, ragazzi, era il pagellone di Sanremo 2024. Fatemi sapere quale voto avreste dato più alto e quale avreste dato più basso. Fatemi sapere quali vi sono piaciuti che sono arrivati in basso e quali proprio non vi sono piaciuti che invece sono arrivati in alto. Iscrivetevi a questo canale. Domani andiamo a fare la reaction alla mia classifica al buio. Grazie per aver visto questo video, tantissimi mi piace, buon shalalalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.